musica davvero straordinaria, no? Qui viene davvero voglia di ballare il tango, altro che. Per fortuna che noi abbiamo tre insegnanti bellissime, guardate un pochino. Abbiamo Rosy, Simona e Stella che ci insegneranno a ballare il tango. Però la prima regola ve la do io, è una regola d'oro. Bisogna avere ai piedi delle scarpe Melluso, perché Melluso da tre generazioni ha studiato come avere delle scarpe perfette, eleganti, adatte ad ogni occasione della giornata, anche, vi dico, veramente quelle più di rappresentanza. Perciò per il tango scarpe Melluso ai piedi. E poi cominciamo, Rosy, vediamo il primo passo, il passo base, quello che si chiama lento lento veloce, vediamo come lo fai. Vai un po'. Bene, vuol dire che questo qui è semplice, però molto bello, ma semplice. Allora, questo l'abbiamo imparato, secondo me. Adesso, Simona, tu ci devi fare vedere invece quell'altro, che è lo slow, slow kick, cioè lento, lento e calcio. Allora, pronta sei? Andiamo, vediamo come è fatto questo passo. Beh, è molto bello, però è un po' complicato. Senti, Simona, ti spiace, me lo fai rivedere un'altra volta. Allora, lo slow, slow kick, come è fatto? Andiamo. Beh, si fa un figurone, eh. Devo dire che si fa un figurone a impararlo. Adesso, Stella, da te vorrei invece quello che si chiama la falcata argentina. Com'è la falcata argentina? Che bella! Me la fai rivedere però, perché non mi basta una volta sola. Allora, voglio vedere bene la punta come fa. Vai! Benissimo, allora avendo queste tre regole noi sappiamo ormai come ballare il tango meravigliosamente bene. E adesso io sto cercando però Justine, che vedo come al solito con una scarpa Melluso da uomo in mano. Perché Justine? Sto scegliendo le scarpe per il mio nuovo amico, Julio. Ho capito, e fai benissimo, perché occhio alle scarpe quando c'è Melluso a portata di piede.